Cicerale, provincia di Salerno, mi trovo qui in piazza Umberto I in occasione della cerimonia di inaugurazione del centro Paeri, centro di ricerca per l'autismo e i ritardi di sviluppo. Che siamo molto contenti dell'apertura del Pairi, che è un centro di ricerca, ma non è soltanto un centro di ricerca, ma un centro di ricerca e di sviluppo, sia per la validazione di nuove metodiche, sia per lo sviluppo di nuove tecniche per il trattamento dei disturbi del neurosviluppo, tra cui disabilità intellettiva e autismo, disturbi dello spettro dell'autismo. Siamo molto orgogliosi dell'apertura di questo centro, perché non è soltanto qualcosa che manca nella provincia di Salerno, è una cosa che manca un pochettino in tutta Italia, perché è il primo ricerco che c'ha, il centro di ricerca che c'ha una serie di peculiarità tutte sue, tra cui prima di tutto l'essere finanziato da fondi che non sono statali, ma sono privati non italiani. L'altro aspetto è che non c'è soltanto un aspetto riguardante la ricerca vera e propria, ma c'è sia l'area dello sviluppo che l'area della ricerca, quindi ha una forte accezione clinica a trovare delle nuove metodiche. Sì, davvero una iniziativa importante che vede insieme 5 università, addirittura anche americane, un centro per i bambini autistici di ricerca con il professore Maietta, un immobile ristrutturato e messo a disposizione da un privato in comodato gratuito, quindi una bella sinergia di generosità, di solidarietà, ma soprattutto un centro di grande competenza e professionalità. Obiettivo raggiunto, questa sera dopo 120 giorni dalla presentazione del progetto che vide la presenza di Carlo Ancelotti qui a Cicerale, abbiamo inaugurato il PAIRI, Pongranato Autism International Research Institute, che è un'eccellenza mondiale nel settore della ricerca e sviluppo delle tecniche diagnostiche e gestionali della cura per i bambini autistici. L'autismo non è una malattia, ma è un modo di essere. Ecco, ho voluto dare un contributo attraverso il mio impegno per questa causa, un contributo affinché tanti bambini autistici possano riconquistare il sorriso. Per me è motivo di orgoglio che a Cicerale siamo riusciti ad aprire questo centro, e di questo qua devo ringraziare il dottor professor Paolo Maietta dell'Università di Bari e dell'inventore del metodo TMA. Un grosso ringraziamento va pure al dottor Gerardo Andelmo, che ha messo a disposizione questa struttura dei suoi genitori proprio per creare questo centro. Io mi auguro, ecco, che sia un primo passo, perché tante situazioni, tanti ragazzi purtroppo affetti da questo problema, che non è una malattia, ma facendo le dovute cure in un'età, diciamo, evolutiva, ecco, possono aiutarli a inserirsi nella vita. Allora, anche se viviamo in Val d'Aosta, ma come regione siamo anche molto attenti a quello che succede sul territorio nazionale, e essendo anche originario campano, è con motivo di orgoglio che oggi ho partecipato a questa bellissima giornata di iniziativa che ci consente di poter, speriamo un giorno, anche esportare nella regione Valle d'Aosta quello che qui sta diventando realtà, in modo tale da incrementare quello che sono i servizi e la presa in cura dei bambini, degli adulti con lo spettro autistico, in modo da avere un completamento di quello che è il loro percorso di vita.